Rimesso in libertà, torna a estorcere denaro a un prete di Ragusa, Ibla. Si tratta di un palermitano trasferito in terra iblea. La prima volta riuscì a sottrargli oltre 700 euro. L'Agenzia delle Entrate Iblea soffre più di altre la crisi e la carenza di personale. Nelle scorse ore un intenso incontro sindacale, lavoratori in agitazione, pronti a proteste eclatanti. Ripopolare il centro storico favorendo le attività commerciali è l'obiettivo dell'amministrazione di Ispica, che decide di sospendere la TARI per chi attiva il cuore cittadino. Un'applicazione sul telefono metterà in contatto la protezione civile con i cittadini, informandoli su qualsiasi situazione di emergenza. Già migliaia le utenze attivate a Modica. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG74. In apertura c'è la cronaca: torna a minacciare ed estorcere soldi a un prete di Ibla. Si tratta di un palermitano residente a Ragusa, già finito in carcere per lo stesso motivo nel 2015. Appena rimesso in libertà è tornato a bussare alla porta del prete. Sentite. Non aveva mai smesso di perseguitare, prendere di mira un prete di Ragusa Ibla. Già nel 2015 aveva tentato di estorcergli denaro e già allora fu denunciato dal sacerdote e poi condannato a 5 anni di carcere, che in appello furono ridotti a 3 anni e 6 mesi. Non appena venne scarcerato per buona condotta è tornato subito a presentarsi davanti lo stesso prete di Ibla, continuando quanto non era riuscito a fare prima. Ancora estorsioni e sempre più insistenti. I fatti risalgono allo scorso mese di febbraio, ma sono emersi solamente in queste ore. Si tratta di Orazio Maugeri, di 55 anni, residente a Ragusa ma originario di Palermo. Adesso ha patteggiato la pena davanti al GUP ed è stato condannato a 9 mesi di reclusione, in continuazione con una precedente condanna per lo stesso reato. L'uomo, che si trovava ai domiciliari dopo la sentenza, è stato rimesso in libertà. La prima volta, quella del 2015, un maresciallo dei carabinieri aveva raccolto una confidenza da un prelato responsabile di una parrocchia della diocesi di Ragusa. Il religioso era preoccupato poiché da diversi mesi era taglieggiato da un uomo che diverse volte, alzando la maglia, gli avrebbe anche mostrato il calcio di una pistola infilata nei pantaloni. I militari, conoscendo bene l'estorsore ritenuto violento, hanno deciso subito di mettere il sospetto sotto stretta sorveglianza. Fino a quando l'indagato non è stato preso con le mani nel sacco, subito dopo aver intascato una banconota da 50 euro dal prete. Una volta perquisito, il 55enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'arrestato, con l'accusa di estorsione continuata e aggravata, nonché per porto di oggetti atti ad offendere, è stato condotto nel carcere di Contrada Pendente. I carabinieri, nell'abitazione dell'uomo, nel corso di una perquisizione, hanno anche trovato una pistola che la vittima aveva descritto una scacciacani semiautomatica. Dalle immagini è emerso che Maugeri sarebbe arrivato a chiedere al parroco anche più di 700 euro al mese. L'uomo, proprio qualche mese fa, appena rimesso in libertà, tornò quindi a bussare alla porta del prete. Si spera per l'ultima volta. Tamponamento a catena stamani sul ponte Guerrieri a Modica, che ha coinvolto ben 4 autovetture. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma il traffico è andato completamente in tilt per oltre un'ora. Sul posto la polizia municipale. Altro incidente stradale invece sulla provinciale Modica-Scicli. Lo scontro è avvenuto tra un camion e un furgone a pochi chilometri dal cimitero di Scicli. Rimasto ferito il conducente del furgone, trasportato con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica. Si tratta di un modicano di 47 anni. Dipendenti dell'Agenzia delle Entrate Iblea pronti alla protesta e attualmente in stato di agitazione. Quanto è emerso da un lungo e partecipato incontro con i sindacati, l'ente soffre la crisi, ma anche il personale e i carichi di lavoro sono insostenibili. Sentite.
Anche l'Agenzia delle Entrate Iblea è in crisi e registra una gravissima carenza di personale nella direzione provinciale di Ragusa e quindi insostenibili carichi di lavoro. I locali dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa hanno ospitato una partecipata assemblea sindacale promossa da CGIL, CISL, UIL e CONFSAL. Preliminarmente è stato esposto dai dirigenti sindacali l'andamento della politica del personale dell'ente a livello nazionale negli ultimi 10 anni, che ha fatto registrare una riduzione di circa 7.000 unità a fronte di un incremento costante dei carichi di lavoro. È stato sottolineato che la riduzione di personale, pur avendo riguardato tutte le regioni italiane, è stata particolarmente grave in Sicilia, dove si è registrata una contrazione di circa il 28%. Analizzando invece la situazione specifica della direzione provinciale di Ragusa, la stessa appare evidentemente più grave rispetto alla già critica situazione siciliana, considerato che nell'anno 2016 erano in servizio 171 dipendenti, mentre al 14 ottobre del 2019 ne risultavano in servizio 133 e che entro il 1 marzo 2020 si ridurranno a 120. Ciò evidenzia che la media di dipendenti per 10.000 abitanti, che mediamente a livello nazionale è di 6 in Sicilia e di 5, e in provincia di Ragusa si attesta a 4,5 e scenderà a 3,75 a marzo. Da parte dei vari colleghi, è scritto in una nota sindacale che è stata trasmessa ai vertici nazionali e regionali dell'Agenzia delle Entrate per conoscenza anche al prefetto di Ragusa, è stata poi fortemente evidenziata la difficoltà nel sostenere l'attuale carico di lavoro, anche in condizione del fatto che lo stesso è destinato ad aumentare a causa dei numerosi pensionamenti attesi entro i prossimi 6 mesi, che senza ingresso di altri dipendenti paralizzeranno del tutto l'attività di amministrazione. Tale situazione, oltre a rendere difficile o addirittura impossibile il raggiungimento degli obiettivi, può potenzialmente essere causa di interruzione di pubblico servizio. La circostanza che non sia più possibile assegnare la stessa attività a più colleghi fa sì che si manifestino sempre più spesso difficoltà gravissime in occasione di ferie o malattie dei colleghi, mancando chi possa materialmente sostituire gli assenti. Sempre più spesso, inoltre, prosegue la nota sindacale, tanti colleghi, soprattutto negli uffici territoriali e nell'ufficio provinciale del territorio, sono oberati da 2, 3 o addirittura 4 servizi, con la conseguenza di un'impossibilità di svolgere bene e con ordine tutto. Appare a tutti incomprensibile, dicono ancora le organizzazioni sindacali di categoria, la politica di riduzione del personale dell'Agenzia delle Entrate manifestatesi negli ultimi anni proprio in un ente che dovrebbe e avrebbe potuto garantire una fetta rilevante delle entrate tributarie, la giustizia del fisco e servizi fondamentali per tutta la collettività. Nulla, affermano sempre i sindacati, è stato fatto per bloccare l'evasione fiscale, introiti mai visti, indebolendo sempre di più l'Agenzia delle Entrate e l'ente di riscossione e favorendo con le varie ripetute rottamazioni chi le tasse non le ha mai pagate. Per questo è stato proclamato lo stato di agitazione, riservandosi di intraprendere ulteriori e ben più incisive iniziative di lotta. Ed a Ispica, niente tassa sui rifiuti per un triennio per i commercianti del centro storico e forti sconti negli anni a venire. La soluzione avanzata dall'amministrazione comunale per combattere lo spopolamento del centro storico. Guardate. Niente tari per 3 anni e tassa ridotta del 20% negli anni successivi. Avviare o mantenere attività commerciali in Corso Umberto, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Sant'Antonio Abate conviene. Lo ricorda con una lettera alle associazioni dei commercianti l'assessore allo sviluppo economico e vice sindaco Gianni Stornello, riprendendo sostanzialmente il regolamento sulla imposta unica comunale relativamente alla componente tari approvato nel marzo scorso dal Consiglio Comunale. Comprenderete, scrive l'assessore, nella lettera inviata a CNA, Confcommercio e Confesercenti, che si tratta di misure che mirano a rivitalizzare le vie costituenti per buona parte il centro cittadino, dal quale le attività commerciali si sono via via allontanate o, peggio, sono state completamente chiuse. Uno sforzo ulteriore, oltre a quello che sta compiendo il comune, lo stiamo chiedendo ai proprietari degli immobili per praticare canoni di affitto ragionevoli e che tengano
tengano conto del periodo di crisi che il settore attraversa. Stornello precisa le condizioni imprescindibili previste dal regolamento per poter accedere ai benefici fiscali. La superficie non superiore a 250 metri quadrati, non essere stati messi in mora dal comune per tributi ed entrate patrimoniali, essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di enti previdenziali o assicurativi, sono inoltre esclusi dall'esercitazione o dalla riduzione i soggetti titolari di licenza della questura per slot machine, videopoker e similari. Nella stessa lettera l'assessore manifesta sia la propria che la disponibilità del sindaco a incontrare le associazioni dei commercianti per approfondire queste e altre tematiche che interessano la categoria. In archivio la Settimana Nazionale della Protezione Civile, tanti incontri che si sono tenuti in questi giorni anche all'interno delle scuole. A Modica ha presentata un'app per smartphone che permette di rimanere in contatto H24 con la Protezione Civile. Un dialogo a 360 gradi per discutere sul tema della sicurezza e quanto si è svolto durante la Settimana Nazionale della Protezione Civile istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in coincidenza con la data in cui si celebra la Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali proclamata dall'ONU. Ieri, in concomitanza con la Conferenza Nazionale delle Autorità di Protezione Civile, si è svolto al Centro Polifunzionale di Ragusa un incontro di approfondimento sul rischio idrogeologico e sulla relativa attività di applicazione, nonché sulla promozione della cultura della sicurezza. Cultura che nasce anche e soprattutto all'interno delle scuole, dove diversi alunni BLEI hanno preso parte a lezioni il cui fulcro è stato proprio il tema della sicurezza. Il tutto si inquadra anche nell'iniziativa Io non rischio, a cura del gruppo dei volontari della Protezione Civile. L'attività rientra nell'ambizioso progetto di affermare una rinnovata cultura in materia fondata sulla conoscenza del territorio, sul coinvolgimento e sulla formazione, attraverso cui migliorare i comportamenti virtuosi da adottare in caso di emergenza, avendo consapevolezza dei rischi e delle peculiarità del territorio vissuto, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che assume sempre più la sicurezza partecipata ed attiva della cittadinanza. Altro importante potente mezzo presentato a Palazzo San Domenico a Modica dalla Protezione Civile ai cittadini modicani nel corso della settimana è il sistema Alert System, che gratuitamente e con pochi passaggi permette di registrarsi e poter ricevere direttamente sul proprio smartphone le notizie in tempo reale emanate dalla Protezione Civile. Qualsiasi tipo di comunicazione ufficiale in pochissimi secondi raggiungerà tutti coloro che si registreranno. Dopo aver completato le procedure di registrazione, l'utente riceverà una telefonata nella quale si comunicherà un codice PIN per attivare definitivamente il proprio profilo. Attualmente sono registrati su Alert System oltre 7.000 numeri di telefono su tutta Modica. Riunione proficua quella di ieri tra i sindaci e il commissario del Libero Consorzio Salvatore Piazza. Si è parlato di iniziative da attuare per ripulire le strade extraurbane dai rifiuti pericolosi come l'amianto. Sentite. Sono sempre più frequenti i casi di rifiuti speciali in bella mostra ai lati delle strade iblee. Cittadini che non sanno come smaltirli o che magari si ritrovano alle prese con un iter lungo e poco chiaro che sfregia qualsiasi norma a tutela ambientale, decidono di liberarsene in modo fai da te, lasciandoli in certi casi anche ai margini delle strade extraurbane. Quello dello smaltimento dei rifiuti speciali è sempre stato un tema caldo riguardo alla raccolta differenziata e la tutela ambientale, un procedimento che richiede, oltre a discariche autorizzate, anche un processo di smaltimento oculato al fine di evitare seri problemi di salute. Per questo un incontro ad hoc si è tenuto nelle scorse ore all'interno dell'ex provincia di Ragusa in Viale del Fante. Obiettivo: liberare le strade extraurbane dai rifiuti speciali e pericolosi. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa si farà carico
carico di eliminare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dalle strade extraurbane comunali, il tutto nell'ambito di una politica di sussidiarietà a favore dei comuni blei. Non si tratta di ripulire strade e piazzuole di rifiuti solidi urbani, ma di procedere ad eliminare i rifiuti speciali come l'amianto in un lavoro sinergico con i comuni. Così, nel corso della conferenza con i sindaci dei comuni blei, assenti Comiso e Vittoria, è stato predisposto un protocollo d'intesa per definire questo intervento di sussidiarietà che punta a bonificare il territorio ibleo e salvaguardarlo dalla discarica e rifiuti ingombranti. L'obiettivo del commissario straordinario Salvatore Piazza è quello di predisporre in sede di bilancio previsionale una somma adeguata per procedere a una serie di interventi nelle strade extraurbane comunali per avviare una stagione di rispetto e decoro del paesaggio ibleo. L'intervento dell'ex provincia di Ragusa è stato salutato favorevolmente dai rappresentanti dei comuni presenti nell'ottica di una auspicata sinergia istituzionale che consentirà di dare risposte alle legittime istanze dei cittadini e dei turisti che auspicano un territorio pulito che mette in risalto la bellezza del paesaggio e del suo notevole patrimonio architettonico già riconosciuto dall'UNESCO come bene dell'umanità. E il fenomeno del randagismo affrontato a Palazzo dell'Aquila, a Ragusa, incontro tra il sindaco Cassilla, l'assessore al ramo Barone e i responsabili dell'ENPA. Sul tavolo diverse proposte come la realizzazione dei microcranili. Guardate. L'ENPA, Associazione Animalista Italiana, è disponibile a collaborare con il Comune di Ragusa per affrontare insieme le complesse problematiche del randagismo. Questo in sintesi è quanto emerso nel corso dell'incontro che si è svolto al Comune tra il sindaco Peppe Cassilla, l'assessore alla tutela degli animali Ciccio Barone, presente anche la rappresentante della LAV di Ragusa, Franca Schininà, e una delegazione dell'ENPA. Il nostro ente per la materia, ha detto il primo cittadino, è impegnato in prima linea e potremmo con l'ENPA avviare un rapporto di collaborazione da regolamentare attraverso un apposito protocollo d'intesa da definire e sottoscrivere. L'assessore alla tutela degli animali Ciccio Barone, parlando dei diversi servizi che il comune deve garantire, dalla gestione del rifugio sanitario comunale alla cattura dei cani randaggi alla sterilizzazione degli stessi, ha auspicato l'avvio di un rapporto di collaborazione con l'ENPA. La referente per la Sicilia dell'associazione Paola Tintori, che ha nominato un commissario per la provincia di Ragusa al fine di costituire nel territorio una sezione dell'associazione, si è detta disponibile a portare avanti insieme al comune una serie di progetti utili a ridimensionare il fenomeno del randagismo. La Tintori ha infatti parlato della possibilità di creare dei micro canili che possono ospitare fino a 20 cuccioli di cane, capaci di alleggerire così il carico degli animali ricoverati nel rifugio sanitario comunale. Tra i progetti da avviare potrebbe esserci anche quello denominato Mettici in Famiglia, che prevede interventi in materia di sterilizzazione dei cani, il cui costo dell'operazione potrebbe essere ripartito in parti uguali tra il comune, l'ENPA e il proprietario del cane. L'ENPA inoltre si è detta disponibile ad avviare una campagna di formazione di guardie zoofile e informazione rivolta alla cittadinanza e giovani studenti per incentivare e favorire anche l'adozione dei cuccioli ricoverati nelle strutture. Queste idee progettuali, a detta della rappresentante dell'ENPA nel corso dell'incontro, saranno formalizzate in una proposta di collaborazione che porteremo presto all'attenzione dell'amministrazione comunale. E prima di chiudere ancora una notizia, si sono svolti ieri nella chiesa di Sant'Antonio di Trieste le esequie funebri dell'agente scelto Matteo De Menego e dell'agente Pierluigi Rotta, uccisi il 4 ottobre scorso durante il servizio. In concomitanza con i funerali, gli uomini e le donne della Polizia di Stato della provincia di Ragusa si sono stretti in una preghiera comune accanto alla stella dedicata ai caduti della Polizia di Stato. Toccante momento è stato officiato dal cappellano della Polizia di Stato, che alla presenza del questore di Ragusa e dei suoi uomini ha recitato una preghiera e si è concluso con la deposizione di una corona ai piedi del monumento. Bene, questo è tutto, non ci sono aggiornamenti, quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni. Grazie, arrivederci.